Finalmente l'attesa è finita. A Barletta nasce la cittadella della musica concentrazionaria. La presentazione del progetto nel Palazzo della Marra con il maestro Francesco Lotoro, l'architetto Nicolangelo Di Bitonto, autore del progetto di recupero e trasformazione dell'ex distilleria, il sindaco Pasquale Cascella e Filippo Caracciolo, assessore regionale all'ambiente. 5 milioni di euro già stanziati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma che non saranno sufficienti a completare l'opera. Il progetto si è piazzato dodicesimo su scala nazionale, erano 120 progetti, i primi 24 godono di finanziamento e noi abbiamo attinto 4 milioni e 6, la regione lo sta inserendo nei progetti strategici della Puglia e gli altri sono dei fondi privati. La cittadella, i cui lavori inizieranno al massimo tra 6 mesi, rappresenta uno dei progetti più avanzati di recupero di architettura industriale realizzato e sorgerà su un'area di circa 9.000 metri quadri, suddivisa in 5 sezioni: il Campus delle Scienze Musicali, la Bibliomediateca Musicale, il Museo dell'Arte Rigenerata, il Teatro Nuovi Cantieri e la Libreria Internazionale del Novecento. Oggi è un punto di partenza più che di arrivo. La cittadella esce dallo studio dell'architetto, dagli studi, dalle sale degli addetti ai lavori e si presenta al pubblico, al territorio, tramite i media anche all'Italia e a un contesto europeo e si respira aria d'Europa perché tra le università presenti, tra le televisioni e tra tutte le realtà istituzionali che oggi ci degnano della loro presenza, oggi possiamo dire che la cittadella si affaccia al mondo, a un mondo che deve finalmente tornare a respirare questa musica che, pur essendo nata 70 anni fa, è la musica, mi sento di dire che è la musica del futuro. L'assessore regionale Filippo Caracciolo ha promesso il suo personale impegno nel fare in modo che questo meraviglioso progetto veda la luce al più presto, assicurando anche il sostegno economico della Regione Puglia.